5 anni che non ci sei, ma vedessi quello che sta succedendo. Comunque noi stiamo andando avanti, facciamo cambiamenti, facciamo gente che se ne va, gente che torna, gente che va nei gruppi misti, stramisti, gente che ha delle rivoluzioni culturali, dei mancamenti di intelligenza, abbiamo delle psicopatologie, ci vorrebbe un neurologo. E Gianroberto secondo me è un autore del pensiero politico che ha ancora molto da studiare, perché non c'è dubbio che in Italia è stato il primo a scoprire l'importanza della comunicazione web nella formazione politica. Io ho un solo rammarico, quello di non averlo ascoltato in un bivio fondamentale della mia attività politica. Mi fece questa proposta inizialmente: strutturiamo un sistema di comunicazione in modo che ci sia un'informazione al giorno e soprattutto partiamo da un canale unico di informazione. Questa è stata la prima lezione che mi ha dato e ho ascoltato, ma dovevamo costruire la squadra. E lui mi ricorda, mi disse: io preferirei che tu prendi tutte persone che non hanno mai fatto politica prima. Allora io feci una scelta di campo. Nel costruire i miei riferimenti nel territorio ho dato molto ascolto a persone che già avevano fatto politica. Il risultato qual è stato? Che il partito che ho fondato io, l'Italia dei Valori, inizialmente è esploso positivamente fino ad arrivare oltre il 10%, ma poi proprio quella classe politica che ho costruito non si è dimostrata tutta all'altezza della situazione, non solo per incompetenza. Questo difetto, se vogliamo, ce l'ha avuto invece il Movimento 5 Stelle. Quando invece per un eccesso di furbizia da chi stava nel territorio, ecco. Quell'errore mio lui poi lo ha ripreso e ha fatto in modo che Grillo non lo facesse. Lui capì molto il problema delle tendenze di lunga durata, che è una cosa che se parli con un qualsiasi politico ti guarda come se fossi un matto. Ricordo che ero una dottoranda di ricerca, stavo guardando un video del 2005 di uno dei grandi visionari e studiosi delle tecnologie, che si chiama Clay Shirky, che spiegava proprio come la rete avrebbe potuto avere un impatto molto forte nel modellare il mondo della politica. E in quel video, che era il 2005, lui diceva: non esiste nessuno che ha pensato, immaginato che si potesse ridistribuire il potere dandolo ai cittadini attraverso la rete. E io lì pensai: no, io quella persona che l'ha fatto la conosco, ed era appunto Gianroberto Casaleggio. Penso che la sua idea innovativa nella politica sia quella di costruire una piattaforma per abilitare le persone ad avere e esercitare il loro potere, non tanto portare le persone ad avere singolarmente il potere. Lui era convinto, ed effettivamente così, che a ogni passaggio in avanti della democrazia, degli strumenti di potere per i cittadini, sia stata sostanzialmente introdotta da un cambiamento anche tecnologico dei media. Quindi quando c'è iniziato a esserci la rivoluzione francese era perché c'era il giornale, con la radio e la TV si è arrivati alla democrazia rappresentativa. Quindi lui considerava naturale che con internet, visto che cambiavano anche gli strumenti a disposizione delle persone, si sarebbe arrivati a una democrazia diretta grazie agli strumenti del digitale. E lui su questo ha investito tutto e sicuramente ha avuto ragione. In Italia noi siamo storicamente abituati ad avere un leader. L'Italia è vissuta sui leader dopo la guerra. Abbiamo avuto la Democrazia Cristiana che ha governato per 40 anni, poi c'è stato il Partito Socialista e poi c'è stato il berlusconismo e poi c'è stato Renzi. Gianroberto ha portato, ha tradotto e attualizzato un sistema completamente diverso. Utilizzando la rete e la partecipazione, ognuno ha avuto la possibilità di partecipare a un progetto. Credo che sia stato travisato da chi è legato a mentalità del Novecento. Cioè lui aveva una concezione diversa di politica. Cioè, talmente asimmetrica rispetto a
alla politica della rappresentanza della democrazia occidentale. Venivamo da una prima, una seconda repubblica in cui i politici ci avevano abituato al lei non sa chi sono io, e invece Gian Roberto ribaltava la piramide, aveva colto l'essenza della partecipazione, della necessità per costruire una società sana, dell'impegno dei cittadini in prima persona. Ha avuto la capacità di scuotere tutte le persone che fino a quel momento guardavano la politica, l'amministrazione della cosa pubblica come un mestiere fatto per pochi, per poche elite. Invece lui ha saputo darci una scossa, ha detto: tutti voi che siete scontenti, smettetela di lamentarvi dal divano, alzatevi e provate a fare qualcosa. E il fatto che l'abbia detto e sia riuscito a scuotere la gente e la gente abbia seguito questo messaggio, ecco, per me questo è rivoluzionario, aver saputo trasmettere un messaggio così semplice e così potente allo stesso tempo, tanto da veramente risvegliare tante persone. Cioè lui ha deciso di costruire un mondo, ha dato i valori, le regole, ha fatto quello che si fa normalmente quando si costruisce un'organizzazione, si parte dai principi, dalle regole, si costruiscono spazi di conversazione, si costruiscono degli strumenti e alla fine si crea un'organizzazione che lui ha voluto distribuita e decentralizzata, proprio in opposizione invece a un mondo che prevedeva la centralizzazione del potere, la gerarchia. Sicuramente la sua intuizione imprenditoriale è stata messa a servizio della società, come fosse una visione nel presente di una società del futuro. Diciamo che per me ha inventato una sorta di linguaggio, un lessico molto semplice, che però era comprensibile da tutto, no? Lontano da come volevano far credere, insomma, un populista, no? nulla che spartire col populismo, insomma, ecco. Ecco, in questo senso, la possibilità di far sì che sia il popolo a prendere determinate decisioni, quindi sviluppare sempre più strumenti di democrazia diretta. Noi, il referendum di fatto è uno strumento costituzionale che conferisce ai cittadini la possibilità di scelta. Ecco, sia il miglior modo anche per ridare il coraggio ai politici, che il coraggio lo perdono giorno dopo giorno all'interno dei palazzi del potere. Lui che cosa ci ha fatto capire? Innanzitutto che noi potevamo impegnarci in prima persona, ma soprattutto che quando entravamo nelle istituzioni non dovevamo perdere il contatto con i cittadini, dovevamo costantemente cercare di capire un po' quale fossero le idee delle persone, perché talvolta quando si entra nelle istituzioni si potrebbe avere la tendenza a guardare il mondo da un palazzo, e invece tu devi costantemente uscire in strada, sentire cosa continua a pensare la gente, altrimenti ti estranei e non capisci nulla. Il pensiero di Gian Roberto è stato un pensiero per certi versi non concluso, non organico, ricco di spunti in più direzioni, e forse non è racchiudibile in una sola formazione politica. Credo anche che ci sia stata tanta malafede, si è molto spesso fatto finta di non capire o si è cercato davvero di stravolgere alcune sue affermazioni, alcuni suoi pensieri, perché partivano tutti da idee assolutamente di buon senso e di interesse comune. Forse, ecco, Gian Roberto era troppo avanti, sì, perché sperava che questo paese fosse meno indietro. Ecco. Bisogna capire da che parte si guarda il mondo. A lui non interessava il consenso, no? Cioè lui interessava trovare le strade giuste. Quando noi ci incontravamo, io arrivavo dal basso, lui dall'alto, ma non perché lui fosse un eletto, ma perché lui parlava di sistemi, io parlavo di emergenze. Io credo che Gian Roberto non abbia compiuto errori né abbia compiuto scelte politiche sbagliate. Io credo che casomai gli errori siano imputabili, e ce ne sono stati tanti, ad altre persone che si sono poi occupati a un certo livello della gestione del movimento. Io credevo che la morte di Gian Roberto Casaleggio avrebbe aiutato i ragazzi del 5 Stelle, perché poi erano ragazzi, forse lo sono ancora molti, a crescere. Invece non è così, nel senso che Casaleggio dava una base teorica molto forte
anche complessa, molto forte, e questa i 5 Stelle piano piano l'hanno perduta, anche perché il divo Giulio Andreotti diceva: il potere logora chi non ce l'ha, purtroppo logora anche chi ce l'ha. Ecco, la più grande rivoluzione del pensiero di Gianroberto è stata quella appunto di combattere la politica professionista, perché se ci stai troppo tempo in quel palazzo, la contaminazione non è più un rischio ma è la certezza, perché la politica è molto subdola, ha a che fare con il consenso e con il controllo, spesso il controllo del consenso, e per me non può diventare il lavoro di una vita. Io non credo di avere mai conosciuto una persona con un senso così alto e profondo di amore per il proprio paese, un amore tale che l'ha portato oltre ogni divisione ideologica. In una chiacchierata tra Beppe, Dario e Gianroberto dicono, a un certo punto arrivano nei loro racconti di fantasia, dice: ma qui c'è un incrocio, andiamo a destra o a sinistra? Gianroberto dice: andiamo dritto, tiriamo dritto. Ecco, ha lasciato questa idea del tirare dritto. Lui ha individuato l'obiettivo, bisogna arrivarci con delle regole.